L'unione tra due buchi neri è l'evento più maestoso che possa accadere nel nostro universo. Ma nessuno potrà mai vederlo, mai. Essendo buchi neri, un fenomeno ai confini dell'immaginazione, qual è appunto il reciproco collassare d'un orizzonte degli eventi in un altro, avviene nel buio più assoluto, senza emissione di radiazione elettromagnetica. Da 3 anni però qualcosa è cambiato. Grazie agli interferometri per onde gravitazionali, la fusione di 2 buchi neri è ora possibile non solo intravederla con la fantasia tra le righe delle equazioni di Einstein, ma anche rivelarla e misurarla. È già accaduto ed è accaduto in 10 occasioni. Le vedete rappresentate in questa animazione della SXS e della LIGO Collaboration. Sono in ordine cronologico. La sigla rappresenta la data di rivelazione, 170104 per esempio, e l'onda gravitazionale intercettata il 4 gennaio del 2017. In basso è riportato l'andamento sinusoidale dell'onda, così come l'hanno registrata gli interferometri. Un andamento corrispondente a una dilatazione e contrazione dello spazio-tempo infinitesimale, una frazione appena del diametro di un protone. Per estrarre dal bagno di rumore un segnale così nitido, migliaia di scienziati da tutto il mondo hanno dovuto impiegare le tecnologie più innovative, applicare le analisi più complesse ed escogitare le strategie più geniali. Ma il risultato, solo a pensarci, lascia senza fiato. Ciò che ci permette di ricostruire è l'animazione qui mostrata al di sopra della sigla, coppie di singolarità originate da masse pari a decine di volte quella del Sole che miliardi di anni fa si sono consumate l'una nell'altra nell'arco di pochi secondi in un travolgente giro di valzer a velocità prossime a quelle della luce. Riversando l'energia in eccesso nell'oceano dell'universo sotto forma appunto di onde gravitazionali. Le stesse che miliardi di anni più tardi sono giunte a lambire i lunghi e sottili bracci di LIGO negli Stati Uniti e in 3 occasioni, nell'agosto del 2017, anche quelli di Virgo nella campagna pisana.